Benvenuti nel mio canale. Nuovo preoccupante allerta per il pianeta. 1 milione di specie animali e vegetali, vale a dire una su 8, sono a rischio estinzione nel breve termine. Ha avvertito oggi la piattaforma intergovernativa per la biodiversità e i servizi ecosistemici, riunita da una settimana all'UNESCO di Parigi. Nel giro di qualche anno potremmo dire addio per sempre ai koala, ad uno dei mammiferi più curiosi nel mondo animale. Tra i simboli dell'Australia, la principale zona del mondo in cui abitano questi esseri tanto graziosi quanto pigri. L'allarme sulle condizioni dei koala è stato lanciato dall'Australian Koala Foundation, secondo cui la popolazione di piccoli mammiferi è funzionalmente estinta. Cosa vuol dire? Significa che la popolazione dei koala è diminuita a tal punto da non riuscire a potersi riprodurre per la futura generazione. Attualmente ne sono rimasti soltanto 80.000 esemplari. I cambiamenti climatici, le malattie, la deforestazione e una scarsa attenzione politica sono le principali cause che stanno portando questa specie verso l'estinzione. L'Australian Koala Foundation ha effettuato uno studio su tutto il territorio australiano, mettendo in evidenza dei dati tremendi. In 41 elettorati su 128 i koala sono ufficialmente estinti, mentre in altri 72 elettorati la popolazione di koala è in numero insufficiente per garantire la sopravvivenza. Si salvano solo 15 elettorati australiani, tutti lungo la costa orientale dell'isola, in cui sopravvivono piccole comunità di animali autosufficienti. Secondo alcune stime, un secolo fa in Australia vivevano circa 8 milioni di esemplari, mentre oggi ne sopravvive meno dell'1%. Purtroppo anche l'uomo ha avuto un ruolo chiave nell'estinzione dei koala, iniziando dagli stermini avvenuti a fine 800 e inizio 900, in cui i bracconieri fecero strage di questi animali per ricavarne pellicce, fino ad arrivare alle conseguenze dell'attività industriale che negli ultimi 30 anni ha devastato gli habitat di questi piccoli mammiferi. L'ultima possibilità per salvare i koala è quella di proteggere i superstiti, ma le chance sono poche, come confermato da Deborah Tabart, presidentessa dell'Australia Koala Foundation. Da anni stiamo chiedendo ai governi di aiutarci nella battaglia per salvare il simbolo dell'Australia, ma i politici rimandano gli impegni e inventano scuse. La cosa più assurda è che abbiamo una legge che permette alle aziende di distruggere gli habitat degli animali. La teoria dell'evoluzione darwiniana, ormai comunemente accettata, prevede che il processo di selezione naturale comporti la scomparsa non solo di alcune caratteristiche, ma purtroppo anche di intere specie. Vero è che in questa gara per la sopravvivenza spesso la determinante sia costituita non tanto da fattori di adattamento all'ambiente, quanto di lotta e competizione con specie diverse. Una di queste in particolare, diffusasi in maniera capillare ed esponenziale nel mondo intero, ha causato l'estinzione di molte specie. Si tratta dell'uomo. Ecco le rare foto di alcune specie che non sono sopravvissute all'impatto micidiale con l'essere umano. Iniziamo dal primo, il leone berbero, estinto nel 1942. Conosciuto anche come il leone dell'Atlante, perché originario della catena montuosa del Nord Africa, si distingueva per una lunga criniera bruna che si estendeva oltre la spalla e giù fino alla pancia. Pare che il colore e la dimensione della criniera fosse dovuto alle temperature ambientali, alla nutrizione e al livello di testosterone. L'ultimo esemplare fu abbattuto nel 1942 in Marocco. Si ritiene che alcuni ibridi sopravvivano ancora in cattività, come nello zoo di Temara a Rabat. Da qui l'idea di far rivivere la specie estinta tramite riproduzione selettiva di questi esemplari. Il quagga, estinto nel 1883. Originario del Sudafrica e risalente al Pleistocenico, il quagga era una sottospecie della zebra delle pianure. Facilmente riconoscibile per il suo mantello a strisce bianche e nere nella parte anteriore e marrone uniforme nella parte posteriore. Con il moltiplicarsi degli insediamenti olandesi, il quagga fu pesantemente cacciato e si estinse in natura nel 1878. L'ultimo esemplare morì in cattività nello zoo di Amsterdam il 12 agosto del 1883. La tigre di Giava, estinta tra il 1980 e il 1990. Diffusissima nell'isola indonesiana di Giava, questa sottospecie di tigre fu considerata parassitica e spietatamente cacciata. Ridotto il suo habitat a causa della selvaggia espansione umana sull'isola, negli anni 40 fu spinta verso remote catene montuose e foreste. Nel 1979 ne erano rimaste solo tre, ma a partire dagli anni 80 furono trovate solo le impronte, ma nessun avvistamento diretto. Si ritiene pertanto che si siano estinte. Tecopa popfish, estinta nel 1979.
Sottospecie del pupfish di Armagosa, il tecopa era un piccolo pesce mangialarva tipico delle sorgenti calde del deserto di Mojave, in California. Scoperti da Robert Miller nel 1948, i maschi di tecopa erano di un blu brillante e le femmine a strisce. Fu l'espansione delle piscine termali a causarne la fine. Infatti, con il loro ampliamento, negli anni 60, questi pesci furono sospinti a valle, dove le acque sono più fredde e inadatte alla loro sopravvivenza. L'ultimo avvistamento risale al 1970. Dopo una ricerca esauriente di oltre 40 località, il servizio Fish and Wildlife lo ha ufficialmente dichiarato estinto nel 1981. Foca monaca dei Caraibi, estinta nel 1952. Conosciuta anche come sigillo dell'India occidentale, fu avvistata ufficialmente per la prima volta da Cristoforo Colombo nel 1494 nei Caraibi, zona d'origine della foca. Nota per le alghe che crescevano sul pelo, fu selvaggiamente cacciata dagli esploratori spagnoli per ricavarne pelliccia, pellami, carne e olio. L'ultimo avvistamento risale al 1952 a Sierra Leone Bank, tra Giamaica e il Nicaragua. L'alcefalo bubale, estinto nel 1925. Tipico delle aree desertiche del Maghreb, il bubale era una sottospecie di antilope color sabbia che viveva in branchi di 100-200 esemplari. Il loro declino iniziò nel XIX secolo, a seguito della conquista francese dell'Algeria. Divenuti preda prediletta dei militari coloniali, furono cacciati fino all'estinzione. L'ultimo esemplare in natura venne ucciso a Missour, in Marocco, nel 1925. Il tilacino, estinto nel 1936. Noto col nome di tigre della Tasmania per via delle strisce trasversali scure sul dorso, il tilacino era un marsupiale carnivoro diffuso in Australia, Tasmania e Nuova Guinea. Si trattava di un predatore apicale, ovvero all'apice della catena alimentare. Non a caso, fino a 3500 anni fa, quando subentrò il dingo, era il carnivoro australiano più grande. Estintosi dapprima in Nuova Guinea e successivamente 200 anni fa in Australia, il tilacino sopravvisse in Tasmania fino agli anni 30. Poi, considerato nocivo per il bestiame, venne cacciato dai coloni. Ciò, insieme alla riduzione dell'habitat e alla competizione col dingo, ne decretò l'estinzione. L'ultimo esemplare in natura risale al 1930, mentre in cattività il tilacino di nome Benjamin morì nel 1936 nello zoo di Hobart. La schiribilla di Laysan, estinta nel 1944. Si tratta di un uccello della famiglia di Rallidi, diffuso nelle isole Hawaii nord-occidentali. I marinai russi, che per primo lo avvistarono nel 1828, lo descrissero come un piccolo uccello lungo 6 pollici. Incapace di volare, la schiribilla correva veloce in cerca di mosche, tarme e carcasse di altri animali. L'introduzione dei conigli e gli effetti della Seconda Guerra Mondiale ne distrussero l'habitat. Scomparse dall'isola di Laysan nel 1923, si tentò di evitarne la scomparsa portandone 8 esemplari nelle isole Midway, ma l'ultimo di essi morì nel 1944. Il rinoceronte nero. Il rinoceronte nero occidentale, estinto nel 2006. È una sottospecie di rinoceronte un tempo molto diffuso in Africa sudorientale. All'inizio del XX secolo furono oggetto di una caccia talmente pesante da indurre già negli anni 30 ad adottare delle misure per il suo ripopolamento. Tuttavia, queste azioni fallirono. Se nel 1980 i rinoceronti neri occidentali erano alcune centinaia, nel 2000 se ne contavano soltanto 10, 5 l'anno successivo. È stato dichiarato ufficialmente estinto nel 2006, anche se da tempo non vennero avvistamenti. La gallina di Heath, estinta nel 1932. Sottospecie del pollo più grande della prateria, un uccello nordamericano della famiglia dei galli cedroni. Questo volatile popolava tutto il Nord America fino all'arrivo dei coloni. Dati l'ottimo gusto delle carni e l'abbondanza, fu cacciata così intensamente che intorno al 1870 gli unici esemplari rimasti si trovavano in una piccola isola chiamata Martha's Vineyard, al largo delle coste di Cape Cod, nel Massachusetts. Qui, nel 1908, fu istituito un santuario per proteggerle, ma un incendio nel 1916 spazzò via la maggior parte del loro habitat. Nel 1927 ne rimanevano solo 13 e l'ultima morì nel 1932. Di seguito alcune immagini di animali che stiamo via via perdendo.
Il video finisce qui, se vi è piaciuto mettete un bel like e se volete potete iscrivervi, non dimenticando di attivare la campanellina per non perdere ovviamente novità. Un bacio e al prossimo video!